nella panchina più vicina alla nostra postazione, sì. Nel beach soccer comunque tutti si conoscono e dunque è normale scherzare e creare un clima di festa. Inizia la partita con questo primo possesso per la Lazio, con Bernardo che lascia scorrere il destro, cioè il rimbalzo che spinge il pallone lontano, Cianci. Da una parte la motivazione della Vassese è anche quella di cercare di comunque sbloccare un po' la classifica, che insomma la squadra abruzzese è ancora ferma a 0 punti. Tra l'altro l'ultima tappa del girone, quella dal 28 al 30 di luglio, mentre la deviazione di Papero e palla sulla traversa, un rilancio poi Pasquali, palla che resta ancora lì, si crea una mischia furibonda. Seguiamo ancora gli sviluppi dell'azione con Bernardo. Savarese, destro rimpallato da Pasquali e poi palla sul fondo. Ho visto incredibile come un rilancio difensivo di Pampero stava per diventare un gol clamoroso. Ma abbiamo visto che in questa tappa ci sono state tanti gol spettacolari e anche, diciamo, curiosi. Io ricordo quello di ieri di Marinai, che il mio compagno di squadra, che sul tiro di Lucas è stato praticamente colto dalla palla, che era talmente forte che è arrivata direttamente in porta, direttamente in rete. Anche trovarsi al posto giusto al momento giusto è un'arte, una dote, una qualità, chiamano senza un po'. Dubbio, senza dubbio. Dicevamo sulla Vastese, che poi a San Salvo in provincia di Chieti, quindi neanche troppo lontano da Vasto, si svolgerà l'ultima tappa del girone centro-nord dal 28 al 30 di luglio. Per noi quella sarà una tappa fondamentale per capire che posizione di classifica avremo alla fine del girone. Saranno due partite importanti con Lazio appunto e col Pisa. E riposo. E poi la prima, sì, venerdì riposeremo. Ci farà bene riposare e guardare un po' di partita quando arriveremo là. Savarese, palla larga per Pampero, alto, anche perché la tappa unificata dà il vantaggio alle squadre che se non matematicamente ma hanno comunque altissime probabilità di qualificarsi, di vedere anche poi diretti avversari, perché comunque l'ultimo rendezvous della Coppa Italia è attendibile, ma sino a un certo punto, perché poi da un mese all'altro cambiano le dinamiche, cambia la condizione fisica, cambia anche la presenza degli stranieri, perché poi dopo gli accoppiamenti dei quarti vengono ovviamente elaborati incrociando le quattro squadre del girone A con quelle del girone B. Eh sì, abbiamo visto tra l'altro l'anno scorso che anche per noi è stato fondamentale arrivare più in alto in classifica, perché ovviamente per gli scontri che poi andrai a affrontare è fondamentale arrivare a piazzarsi bene. E la Lazio l'anno scorso per esempio si è piazzata al quarto posto, se non ricordo male, ha trovato Catania che doveva essere una delle favorite e ha fatto una super partita. Oh, Pampero ce l'ha fatta alla fine, dopo la traversa e dopo il tiro largo alla fine ha rotto gli indugi ed ecco il vantaggio della Lazio a 9 minuti dal termine. È il giocatore che sicuramente è entrato meglio in partita, sfortunato all'inizio, ha corretto il tiro e stavolta non ha perdonato. 1-0 Lazio. Pampero, il tiro da fuori è una delle sue qualità e lo sta cercando di sfruttare al meglio e adesso ci è riuscito. Te portiere, se prendi un gol così, tra te cosa pensi? Ma sai, è un gol che ci può stare, nel senso, un gol all'incrocio dei pali in questa maniera ci può stare. Pensi che comunque sì, per carità, tra te dici accidenti che gol, non si può certo imputare ai portieri, no, comunque una qualsivoglia, no colpa per carità, ma responsabilità, perché poi comunque il pallone arriva dritto per dritto a velocità supersonica, lì si fanno i complimenti. Assolutamente, si fanno i complimenti e ovviamente dalla parte del portiere c'è sempre il rammarico, perché si spera di arrivare sempre da tutte le parti, quindi solo dentro di noi c'è il rammarico, agli altri si applaude. Semmai, ecco, si può forse correggere preventivamente, cioè impedire che il giocatore si presenti con quell'angolo di tiro così, esatto, aperto. Seguiamo questo tiro libero con Bernardo contro Cianci, posizione defilata. Bernardo! Sempre pericoloso. Palo. Bernardo è uno tra l'altro dei pochi giocatori della Lazio che ha perso nella finale scudetto di Riccione nel 2016 proprio contro il Viareggio. Bernardo ancora costo costa. Savarese! Tocco elegante ma largo. Chi c'era di quella Lazio? Bernardo, Rui Mota,
C'era Bernardo, c'era Rui Mota, Flore, sì, e c'era Mizio. È una squadra che è cambiata, però l'atteggiamento è sempre il solito, è una squadra che attacca, una squadra a cui piace giocare la palla. E non hanno mai, a parte Savarese che diciamo è leggermente più statico e tiene più la posizione da vera prima punta, il resto della squadra gira molto e il gioco ne giova parecchio. Tra poco anche i primi avvicendamenti, Pampero, Savarese non è arrivato sul pallone. Io non so se hai avuto modo di assistere ieri un po' anche di riflesso alla partita tra Lazio e Brescia. Ho visto una Lazio che secondo me non è riuscita ad esprimere appieno le sue qualità. È una Lazio che ha delle individualità a livello proprio tecnico di grande spessore, però quando trova una squadra come il Brescia che ha un'organizzazione difensiva notevole, magari va un po' in difficoltà. Sì, io il Brescia l'abbiamo visto a Firenze, ha messo in difficoltà anche noi, ha messo in difficoltà praticamente tutte le squadre del girone. Ha steccato forse solo venerdì con la San Benedettese. Sì, esatto, è stata l'unica partita dove ha un po' steccato, ma comunque sia... Qua c'è stata un'ingenuità clamorosa da parte di Stefanini, perché ha toccato platealmente il pallone con il palmo della mano destra, nettamente fuori dall'area, perché ovviamente lo ricordiamo, le bandierine fluo non sono lì per un gusto estetico, sono quelle che determinano i 9 metri dell'area di rigore, e lì Stefanini ha toccato nettamente con la mano, anche un po' ingenuamente, perché comunque non era pressato, ed ora c'è una punizione molto interessante per la Vastese. Non ha avuto molta fortuna, perché la palla vediamo adesso il replay, ha rimbalzato in terra, probabilmente non se l'aspettava. Anche un po' l'istinto in questo caso. Sì, sicuramente, l'istinto del portiere di metterci la mano. Batte Di Foglio con il sinistro, che tra l'altro ti aveva anche castigato venerdì nel match tra Viareggio e Vastese. Si riscatta però bene, Stefanini è andato con i pugni, ripartenza Lazio, ora il pallone resta lì Bernardo, il gioco a due con Rui Mota, palla dalla parte opposta verso Altobelli. Destro! Alto! Visto la capacità della Lazio, tutti schiacciati a sinistra, apertura panoramica dalla parte opposta, è stato notevole questo destro, poteva anche meritare meglio sorte. Sì, ha fatto un gran tiro Altobelli, e la Lazio, come dicevo prima, è una squadra a cui piace giocare a pallone, piace giocare a beach soccer, ci sono determinati momenti della partita in cui è uno spettacolo vederli giocare. Talvolta un po' narcisista, però si piace tanto, però a volte insomma, probabilmente quando... sì, probabilmente esasperano il concetto, però molto meglio una squadra che cerca di giocare in questa maniera che una squadra tra virgolette difensivista. Che rischio e che autogol segnato da Luongo per il 2-0. L'ennesimo gol rocambolesco di questa tappa. E dunque c'è il doppio vantaggio Lazio, Vastese che si è complicata incredibilmente la vita, ed ora 4:50 dal termine del secondo tempo, la Lazio è avanti 2-0. Non se l'aspettava il passaggio arretrato il portiere Cianci, che è andato poi a rincorrere in vano il pallone, 2-0. Adesso vediamo se la Vastese avrà una reazione. Noi il primo tempo ci ha impressionato, perché comunque ha continuato a giocare a beach soccer sempre, per tutto il tempo, e ci ha messo abbastanza in difficoltà. 2-0, due gol nel beach soccer si recuperano, poi manca ancora tantissimo, però la Lazio è come sembra molto presente, molto concentrata, è determinata ad evitare complicazioni, provando subito ad allungare, così da rendersi più tranquilla anche nella gestione poi della fase successiva contro una Vastese che sino a qui ha fatto poco in avanti, poteva sfruttare di più il tiro libero di Foglio respinto da Stefanini. Sì, sicuramente la Lazio non può permettersi di sbagliare per la qualificazione in questa partita, quindi diciamo che si vede che il livello di concentrazione è molto alto. Anche perché sono da una parte fondamentale gli scontri diretti, ma anche i punti che poi vengono a mancare se inciampi contro le cosiddette piccole, perché
non che sia scontato, però è preventivabile un successo pieno contro magari chi sta sotto, chi non ha velità di qualificazione. Qua l'intervento buono di Simonelli di testa in anticipo su Marinelli, che ora va a fare sponda per Di Foglio. Successo pieno, perché ovviamente lo ricordiamo, in base a quando riesci a battere il tuo avversario ottieni un determinato numero di punti, 3 se il successo arriva nei 3 tempi regolamentari, 12 minuti effettivi per ciascuna delle 3 frazioni, 2 se arriva al termine del supplementare da 3 minuti senza golden goal, 1 se invece arriva ai rigori. Lazio, che invece proprio ai rigori era stata sconfitta a Firenze dalla San Benedettese. Dunque anche in tal senso ecco perché la San Benedettese ha 10 punti, 4 vittorie, 3 piene, 1 ai rigori e una sconfitta proprio contro il Diario di Gioia. Sono punti che faranno alla lunga, faranno la differenza sulla classifica finale. Con Simonelli che prende la rincorsa, palla direttamente fuori dall'impianto. Abbiamo visto in questo paio di giorni qualche pallone addirittura è finito nel canale, perché magari qualcuno che si è coordinato, che non aveva bisogno di badare tanto al sottile. La rete sì è alta, ma neanche altissima, no, quella no. Per... diciamo che delimita il campo, perché qualche comunque spazzamento di area di rigore che ci può stare ogni tanto. Lo ripetiamo, quest'anno Viareggio ospita nuovamente un evento della Lega Nazionale Dilettanti, mentre la rovesciata di Alla viene respinta bene da Cianci, non più al muraglione, al vecchio muraglione in Darsena, ma all'inizio della passeggiata piazzale Caboto. Siamo in zona ancora più centrale e quindi sicuramente questo favorisce anche un maggior afflusso di turisti, tante persone ho visto anche incuriosite, un po' come accadeva a Firenze, che magari non conoscono direttamente ciò che è il beach soccer, che comunque vengono attirate da queste giocate, partite sempre ad alto tasso di spettacolarità. Noi indubbiamente abbiamo lasciato una fetta grande, enorme di cuore al Muraglione, perché anche il nostro soprannome è Ragazzi del Muraglione, e adesso ci siamo spostati in questa nuova location che secondo me è tutta da vivere, perché non ha ancora sfruttato appieno tutte le potenzialità che ha, perché Viareggio adesso, essere al centro di Viareggio in un progetto così importante, è una cosa che può solo migliorare di anno in anno. Anche perché ci sono delle località in Italia in cui il beach soccer ogni anno fa prodo, San Benedetto del Tronto che ospiterà le finali, poi Catania ha ospitato tantissimi eventi, rammentavamo anche con Nicola Lami Jesolo, dove spesso è andata la nazionale, Lignano Sabbia d'Oro, e poi a queste si aggiungono anche località nuove come è stata Firenze, una prima volta assoluta. È bello anche che il beach soccer vada ad abbracciare sempre queste nuove località in cui lo sport si unisce al divertimento, al turismo, anche un'occasione per allietarsi assieme alla famiglia senza limitarsi unicamente ai 36 minuti di gioco. Assolutamente, assolutamente. La tappa di Firenze la prendo come spunto, questo è un brutto fallo. Qua un intervento durissimo. La prendo come spunto per questa riflessione, perché è stata una tappa, diciamo, strana, nel senso atipica, perché in un centro città, come poteva essere successo 7 o 8 anni fa, mi pare, a Olgiate Olona, e una tappa atipica, ma che ha riscosso, a mio parere, molto successo e si è visto il richiamo che questo sport ha nei confronti di tutti, perché ho visto allo stadio gente da piccoli bambini a nonni che portavano i nipoti a vedere le partite, quindi incuriositi da questo sport che è ancora comunque fresco. Vino largo non di molto, era stato Simonelli a commettere fallo su di lui. Tra l'altro in questa Lazio ci sono dei ragazzi che un tempo giocavano in un'altra formazione della zona del Pontino, Lanxurtrenza, e anche con trascorsi al Terracina, quindi a Simonelli unisco anche Altobelli e Savarese. Eh sì, Lanxurtrenza, che è stata una formazione studiata, un po' improntata come poteva essere il Viareggio qualche anno fa, una squadra tutto cuore, grinta e corsa,
E piano piano questi ragazzi hanno dimostrato di poter giocare a questo sport a altissimi livelli, infatti tanti adesso giocano qua nella Lazio e qualcuno è arrivato anche in nazionale poi, eh? Eh sì, e mettono comunque in difficoltà tutte le squadre del girone. Savarese, la rovesciata, ci mette un rammendo Cianci, poi va ad allontanare Maccione. Mentre si scalda alle nostre spalle il portiere della Lazio Ruspantini, che credo entrerà nella frazione centrale, almeno così è stato ieri. Pasquali, c'è anche Maradona Junior in campo, ora viene servito da Pasquali, sono praticamente due dei pilastri del primo ciclo della nazionale, quella che poi nel 2008 rischiò di vincere il mondiale, perse in finale a Marsiglia contro il Brasile. Sono i due veterani della squadra, diciamo quelli che dettano i tempi, gli italiani che dettano i tempi all'interno di questa squadra, e, attenzione, e, quando sono in campo si vede che magari il ritmo viene un pochino rallentato, ma si vede che hanno l'occhio lungo sulle giocate. Mizio aveva provato il tiro, si arrabbia Maradona per l'intervento su Del Bonifro. Questa è una punizione importante che la Vastese deve provare a sfruttare, un minuto e 16 alla fine del primo tempo, per dimezzare le distanze. Una Lazio che ha trovato quei due gol e poi un altro paio di situazioni in cui ha provato anche a rendere più largo il punteggio. Una Lazio che a tratti dà l'impressione neanche di spingere a fondo il piede sull'acceleratore, è una Vastese che deve cercare, secondo me, di più sia Di Foglio che Marinelli, che sono i due che secondo me hanno un peso offensivo più rilevante, sono i due che possono creare più pericoli alla Lazio. Prima seguiamo questo tiro libero con Del Bonifro, alto. Ecco, quando un portiere si piazza, almeno nel tiro libero c'è la possibilità per il portiere di avanzare, no? Di qualche metro rispetto alla linea della porta. Cosa si aspetta? Un tiro a giro, una soluzione di potenza? Pensa di più a coprire il suo palo? Come si rapporta su questo tipo di situazioni, soprattutto quando la distanza non è poi così proibitiva? Ma sai, si vive un po' anche al momento si guarda negli occhi l'avversario, si guarda il tipo di rincorsa, perché anche a seconda del tipo di rincorsa si decide cosa fare. Adesso ho visto tanti portieri in questa tappa, nelle ultime tappe, che hanno sfruttato l'avanzamento e quindi hanno cercato di chiudere più specchio possibile, magari rischiando anche di scegliere il lato sbagliato. È una bella occasione anche per i portieri di vedere i propri, insomma, colleghi, se vogliamo anche studiarli. Si apprende sempre tanto, perché poi tante squadre, tanti modi diversi di intendere un ruolo. E facevamo la considerazione ieri con Soria e anche con i vari allenatori, e anche con Matteo Costa, che aveva commentato con me Napoli Canalicchio Catania, di quanto, mentre finisce il primo tempo Lazio avanti 2-0 sulla Vastese, di quanto sia cambiato il ruolo del portiere, che il portiere non para più e basta, ma è un giocatore a tutti gli effetti. Quando la squadra ha il possesso aiuta, o addirittura, come fai spesso te, allarga i compagni per poi tentare la conclusione. Sì, adesso il portiere è diventato in questo sport l'uomo in più, quindi a seconda di come l'allenatore vuole giocare si può sfruttare le capacità balistiche, ma anche la capacità da playmaker che può avere un portiere. Ci sono svariati portieri che usano molto i piedi in questa Serie A, ci sono anche quelli che ad esempio preferiscono giocare ancora di mano e sono comunque efficaci, quindi c'è una grande varietà di tipi di gioco e non è detto che uno sia migliore dell'altro. Il tuo portiere riferimento, o meglio quello che rappresenta il beat soccer, o che ha rappresentato il beat soccer, non per forza solo italiano, a ovviamente. Livello internazionale dici o in sì, Italia? Sì, no, internazionale. Sì, a livello anche internazionale passato, ora in questo momento ci sono tanti portieri che sfruttando anche il gioco di piede, quindi sfruttando, cercando di sfruttare l'uomo in più, come si diceva prima, hanno fatto di questa caratteristica la loro forza. Io ho avuto il piacere di affrontare
qualche volta Sidorenko, che lo considero uno dei portieri migliori che ci sono in questo momento. Ovviamente. Costa parlava di Andrade. Andrade ora in questo momento qui sicuramente è il playmaker migliore che c'è. Infatti noi abbiamo giocato ora la tappa con il Portogallo e trovare un portiere che gioca così tanto con i piedi ovviamente rende le cose difficili alla squadra avversaria, perché devi fare bene la scalata e diventa complicato poi muoversi quando la palla non ce l'hai. Anche se i portieri, faccio riferimento a quelli di Iran e Tahiti, che sono le due nazionali che sono arrivate seconda e terza, hanno dei modi proprio diversi invece di intendere il ruolo. Comunque rispetto magari a un'interpretazione un po' più occidentale, sai, sono realtà che stanno emergendo. Insomma, Tahiti non è più una meteora, perché voglio dire, due finali mondiali negli ultimi due anni, all'apparenza insomma non si darebbe tanto credito, però magari sono modi anche talvolta un po' più, non folcloristici, però un po' più plateali di intendere il ruolo, talvolta anche qualche così giocata un po' più per lo spettacolo che non per il vero obiettivo, quindi evitare fondamentalmente di subire un gol, come invece non riesce a evitare in questo caso Ruspantini, perché la Vastese dimezza lo svantaggio 2-1 e il gol di Maccione. In questo caso Ruspantini è stato tradito dal rimbalzo, questa volta neanche tanta angolata, pallone che si è impennato 2-1. Questa è la famosa incognita che c'è in questo sport, la buchetta, come la chiamiamo a Viareggio, e purtroppo a volte ti danno una mano. In questo caso invece a mio amico Diego purtroppo è andata male. Non è la prima volta che ci sono gol subito dopo 3-4 secondi sulla ripresa del gioco, visto subito lo scarico per il giocatore collocato sulla banda, tira al volo, gol. Anche lì ci sono molti modi di interpretare la barriera o comunque la sistemazione difensiva. Vedi, in questo caso due in barriera e due sul palo addirittura per la Vastese. Questa è una sistemazione difensiva che in pochi usano, però... Tu ad esempio come ti rapporti? Noi preferiamo far calciare direttamente dal centrocampo, quindi mettiamo due in barriera e due che non stanno proprio larghi ma comunque che vanno a intercettare l'azione, ad esempio come è avvenuto il gol della Vastese del passaggio da centrale a laterale, quindi preferiamo il tiro centrale, invogliare la squadra avversaria per il tiro centrale. Alto bel Bernardo danza sulla banda laterale, continua il palleggio dentro a cercare Ala, l'anticipo secco di Maccione è stato molto bravo, poi Bernardo va dalla parte opposta verso Pampero, colpo di testa però fuori, cambiato anche il portiere nella Vastese, dentro ora Turdo, sbaglia nel palleggio, poi arriva Di Foglio, sinistro alto. Ricordiamo la possibilità per il pubblico ovviamente di interagire con noi, di commentare a corredo del live sulla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti, partita visibile anche sul sito bizzocchi.lnd.it e anche sui portali repubblica.it e Corriere dello Sport.it. La sforbiciata del giovane Alla che riporta più 2 la Lazio 3-1. Alla è uno dei giocatori più interessanti secondo me di questa Serie A, perché è un giocatore giovane di prospettiva e sta crescendo veramente molto bene, sta bruciando tante tappe. Ha alzato il dito al cielo, guarda che in una Lazio comunque la rosa molto profonda, Alla ha minutaggio perché sia oggi che ieri comunque è stato molto impiegato da Pasquale. È un giocatore di cui Pasquali ha sicuramente molta stima e gli sta ricambiando la fiducia nel migliore dei modi. E infatti ci scrive anche Anna Granieri, Alla è una futura promessa, è progressivamente cominciato il ricambio generazionale nella nazionale, al di là poi delle scelte del CT Agostini, comunque anche con l'Ami avevamo individuato tanti ragazzi, diciamo under 25, che
comunque sono di gran livello e che magari nel discorso azzurro ci potrebbero rientrare, al di là delle opinioni personali che poi fondamentalmente possono anche essere inutili, ci atteniamo ai fatti e prendiamo a riferimento il raduno, quello azzurro, di fatto dopo la tappa di Firenze, Terracina dal 16 al 19 giugno, dove è partecipata anche te, di fatto il primo rendezvous dopo i mondiali delle Bahamas, in cui Agostini aveva convocato 15 giocatori, tra cui mi pare 7-8 volti nuovi rispetto al mondiale. Tra questi c'erano Viergino Remedi, il portiere del Pisa Battini, c'era il difensore Di Masi del Catania, mentre ora Altobelli controlla, circumnaviga Turdò, il tiro viene ribattuto sulla linea da Marinelli, insiste ancora Altobelli, poteva anche servire Pampero dalla parte opposta, invece è andato da solo. Borelli di Terracina, che è un giocatore di cui tutti continuano a parlare molto molto bene, era rientrato anche Savarese. Comunque le alternative, volendo, ci sono, come adesso c'è Ruspantini su questo tiro da lontano di Luongo. Sì, per quanto riguarda il raduno della nazionale si sono visti tanti, tanti volti nuovi, probabilmente era una cosa anche che ci poteva stare, nel senso probabilmente il mister ha ritenuto giusto valutare giocatori che sicuramente si sono messi in mostra negli ultimi anni, sono giocatori comunque importanti. Calcio d'angolo adesso con Bernardo, profondissimo, voleva servire Pasquali, palla che torna direttamente tra le braccia di Turdò. Nicola Lami ha detto: io non, insomma, guardo in casa mia, parlo molto bene del difensore Fappani. Io avevo menzionato anche Mirko Marucci, che secondo me è un ragazzo, tra l'altro conosci perché è stato un tuo compagno di squadra al Viareggio, mentre Turdò va a bloccare il tiro di Alla, ma lo fa fuori dall'area, dunque ci sarà tiro libero, però credo anche arriverà il giallo per Turdò, perché prima rosso. Ma probabilmente, a differenza del fallo di mano di Stefanini del primo tempo, è chiara occasione da rete, perché sono dinamiche diverse. Allora sì, la posizione era analoga, però con la differenza che nel primo caso si trattava di un possesso difensivo, poi era stato un rimbalzo, e invece questo è stato proprio un tiro a botta sicura. Sì. Facciamo un attimo ordine, c'è questo tiro libero ora affidato a Bernardo, rientra Cianci. Ora la Vastese resterà per 2 minuti effettivi in uno in meno, però se subisce gol può subito rientrare un giocatore, perché c'è una, intanto prima seguiamo il tiro libero, poi la rispieghiamo la regola delle espulsioni, perché insomma può essere un po' fuorviante, almeno facciamo un po' di ordine. Questo è come se fosse un rigore, siamo intorno a 11-12 metri, leggermente defilati. Bernardo già preso la rincorsa, attende il fischio degli arbitri, con la possibilità per la Lazio di portarsi sul 4-1. A 8-0-6 dal termine sono 3 gol della Lazio, 1 quello della Vastese. Secondo portiere. Bravo Cianci, in due tempi a disinnescare il tiro libero, il piazzato di Bernardo. Allora, quando un giocatore viene espulso non può più rientrare e verrà squalificato per almeno una giornata da scontare sempre in campionato. Intanto Savarese, Accademia e anche la mitraglia, questo è veramente un gran gol. Nell'occasione precedente Pasquali era rimasto a terra, si era fatto male, colpo al volto, mi pare vicino alla bocca. È stato probabilmente un colpo nel contrasto fortuito precedente, prima ancora che il pallone giungesse a Savarese. Comunque tutto a posto per Pasquali, che si sta chiarendo con Luongo. Ecco il 4-1 con il chiarimento con Luongo, tutto a posto anche per Pasquali sulla verticale, poi per Savarese che rovescia, 4-1 stavolta. Cianci non poteva nulla, però la Vastese torna in parità numerica. Dicevamo, se un giocatore viene espulso
non torna più in campo, viene squalificato per almeno un turno da scontare nella medesima competizione nella partita successiva, e la sua squadra resta in uno in meno per 2 minuti effettivi. Se però nell'arco di quei 2 minuti la squadra il cui giocatore è stato espulso subisce un gol, allora può entrare un altro giocatore a scelta dell'allenatore e si ristabilisce la parità numerica. Se la squadra che è in un uomo in meno in quei 2 minuti segna un gol, l'altro giocatore non rientra e quindi rimane sempre 4 contro 5. Esatto. Detto bene? Sì, sì, spiegata perfettamente. Perché giustamente per chi non mastica quotidianamente pane e beat soccer può essere un po'... Uno si chiede come mai allora c'è stata l'espulsione, la rovesciata di Savarese ancora con Luongo protagonista. Cianci, sì, il tocco era stato analogo ma diversa proprio la circostanza. La seconda volta Cianci, Turdò era andato a bloccare, a stoppare la conclusione di Alla che poteva anche finire dentro. Comunque Alla ancora protagonista, mentre Pasquali trova l'opposizione di Foglio, Marinelli, Rui Mota, il tiro deviato angolo. Dicevo, io avevo parlato bene di Mirko Marrucci, che era un giocatore che appunto che te conoscevi nell'ottica dei giovani, di tanti ne avevamo parlato, e soprattutto Borelli, che secondo me tra poco lo vedremo pure lui in nazionale, perché almeno in queste due partite di tappa è stato determinante, giocatore di Terracina. Sì, Borelli era con noi a fare lo stage dal 16 al 19, ha dimostrato ottime qualità. E diciamo che ci sono tanti giovani che ora è 2-3 anni che stanno facendo bene, proprio a livello anche di finali scudetto, perché non solo giovani che giocano in squadre le cosiddette piccole che dicevamo prima, ma anche quelle che vanno a giocarsi le partite vere, quelle per lo scudetto, stanno diventando determinanti con un minutaggio sempre maggiore. Bisogna anche poi precisare che le scelte di un CT sono anche influenzate in parte dal numero di giocatori che può portare con sé in base alla competizione, perché ad esempio ai mondiali sono andati in 12, 2 portieri e 10 giocatori di movimento, non c'è Retuccia, erano Spada e Del Mestre, mentre nell'Euroleague almeno nelle tappe di qualificazione soltanto 10 possono andare tra campo e panchina, 2 portieri e 8 di movimento. Quindi magari se avesse potuto Agostini a Nazaré in Portogallo la scorsa settimana portarne altri 2, magari in questo ragionamento potevano rientrare altri 2, mentre la conclusione centrale di Rui Mota con Cianci che alza in calcio d'angolo, mentre anche nella finale di Super Final di Euroleague, se non mi sbaglio, anche lì possono andare in 12. Sì, soltanto per la Super Final, mi pare. Allora, per la Super Final l'anno scorso siamo andati in 10. Ok, siete andati in 12 per la qualificazione, perché... fase europea di qualificazione, esatto, mondiale. Esatto, perché siamo stati un mese praticamente via, e c'è stato le Super Final dell'Europeo attaccate alle qualificazioni al mondiale. Perché la Super Final è stata a Catania dopo Ferragosto, mentre le qualificazioni a Jesolo. Esatto, esatto. E per le qualificazioni al mondiale il primo girone viene disputato in 10 giocatori a disposizione del CT, e dal secondo girone in poi possono andare in panchina in 12. Quindi si andò via in 12 e 2 per le Super Final rimasero fuori a girare a turno, diciamo. Mentre poi tutti in panchina nella fase europea di qualificazione. Esatto. Certo, è vero che l'Italia non riuscì a competere per il primo posto agli europei, ma insomma si presentò con Gori che aveva un problema muscolare, poi con l'assenza di Crosiniti che è pesante, perché poi insomma era il capitano, per quanto poi la nazionale avesse continuato a lottare, perché io ricordo un palmaccio in grado di caricarsi sulle spalle i compagni e impensierire sino all'ultimo il Portogallo. Sì, alle finali alle Super Final dell'Europeo non eravamo al 100%, infatti nonostante non fossimo al 100%, comunque abbiamo fatto un buon girone, perché alla fine nel girone, ricordiamo, c'era Portogallo, Russia, che era la Russia ancora quella, diciamo, vera, che disputò un ottimo Europeo, e invece a differenza delle qualificazioni al Mondiale
non si qualificò al mondiale, fu la sorpresa più eclatante. Sì, perché poi comunque soltanto 4 europee potevano andare al mondiale, perché sono andate alle Bahamas l'Italia, la Svizzera, la Polonia e il Portogallo. La sorpresa Polonia. Sono rimaste andate fuori, la Spagna, la Russia, l'Ucraina. Polonia aveva battuto nel secondo girone Ucraina e Russia. Due grandi nazionali. Non a caso, voglio dire, le squadre russe alla Runia scappano spesso e volentieri dominato, e l'Arthur Music, la squadra ucraina composta per gran parte della nazionale appunto ucraina, è arrivata ha fatto due finali consecutive. L'ha persa entrambe, però insomma, come dico sempre, le finali le perde solo chi ci arriva. Esatto. Possiamo dire lo stesso anche noi, quest'anno abbiamo lasciato la Coppa Italia. Chiaramente, sì. Poi diceva Santini, sarebbe più bello, meglio giocare al meglio delle due su tre, così almeno emerge davvero, vince realmente il più forte. Però il fattore imprevedibilità comunque lì emerge lo stesso, perché ci sono talmente tanti campioni, mentre stampa la traversa Simonelli su questo tiro libero. Anche ieri, insomma, con Soria commentavamo la partita tra Viareggio e San Benedettese, quanti campioni in campo c'erano, una parata infinita di stelle, mentre la rovesciata larga con deviazione tentata da Marinelli. Più tardi Brescia-Livorno, poi Viareggio-Romagna e infine Pisa-Vastese. Il coast to coast di Savarese, che come un trattore resiste alla carica di Vino, poi però conclude alto. Savarese. È stato sfortunato nell'ultimo rimbalzo dopo una grande azione personale. Anche stanco, perché anche stanco sicuramente, ha fatto tutto il campo. Perché poi portare anche il pallone 10-12 metri o 20, quelli che sono palla al piede sulla sabbia, non è come portarselo sull'erba. Assolutamente no. Cianci. 4-1, 2-32 al termine della frazione, si divora il gol del 4-2 Maccione, anche se in questo caso c'è stata una deviazione con la pronta uscita di Ruspantini. Comunque mi sembra che la Lazio stia controllando proprio come voleva questa partita, ovvero ha trovato i gol che gli hanno consentito di portarsi sul 4-1 e adesso cerca di, insomma, tenere a bada la reazione di una Vastese che necessariamente deve accorciare le distanze, che lo può fare ora per questo fallo un po' ingenuo di Mizio su Michele Vino. Attenzione, perché sembra essersi fatto male. Si era fatto male un giocatore della Vastese, proprio Maccione, nel contatto precedente con Pampero, che era andato un po' irruento da dietro nella chiusura, lo abbiamo visto anche nel replay. Comunque questa è una buona occasione. Sì, questa era una buona occasione, avevano creato una buona trama di gioco, adesso dovranno cercare di sfruttare questo tiro libero interessante. Sentite anche il vento in sottofondo, lo accogliamo come una benedizione. Ci leva qualche grado di dosso. Ma l'umidità comunque si fa sentire, eh? Lo rimarchiamo più volte anche per far capire davvero la fatica per i giocatori in campo. Vino. Maccione è stato stavolta bravo Mizio, perché visto come si è immolato la corta respinta di Ruspantini, Maccione stava arrivando a botta sicura, si è proprio immolato con coraggio. È stata una grande parata di Ruspantini, è stato molto molto bravo sulla respinta ad andare sulla palla Mizio. Mizio creato verso, mentre intanto è arrivato il portiere del Brescia Locatelli. Io l'ho elogiato più volte perché secondo me è davvero uno dei ragazzi più interessanti, più di livello da un punto di vista di portieri, anche se diceva giustamente bene Costa, portieri ne abbiamo tanti, bravi, oltre ai tre della nazionale, Spada, Del Mestre e Carpita, Battini, Casapieri, Costa, Locatelli, ci metterei anche Comello,
insomma, mi sembra che siamo messi molto, molto bene. La scuola italiana di portieri è sempre stata un'ottima scuola e continua ad esserlo, evidentemente. Io ci metto dentro anche Stefanini e Ruspantini, che sono tanti anni che giocano questo sport e lo giocano alla grande. Chiaramente poi Ruspantini è un po' diversa, perché Ruspantini è un classe poi 79, sì. Alla. Ma nei suoi anni migliori ha dato tanto alle squadre dove ha giocato, mi ricordo a San Benedettese, con cui ha vinto la Coppa Italia da assoluto protagonista. Mentre ancora una bella parata su Maccione, che mi sembra il più determinato ora nell'andare a impensierire, o almeno provarci, la Lazio. Questo corner dentro, il colpo di testa ancora di Maccione, si è accolto un cumulo di rena e l'ha lanciato via al segno un po' di rabbia, ed è con questo tiro che termina il secondo tempo, 4-1. L'andamento della gara è chiaro? L'andamento sì, la Lazio sta mantenendo il risultato e sta facendo un buon gioco, alterna fasi di spinta a fasi di studio della partita, diciamo. Allora, intanto ti salutiamo, Andrea Carpita, visto che comincia per te la preparazione in vista della partita delle 18, che viene impegnato il tuo viareggio contro il Romagna. Grazie per essere stato qua con noi e in bocca al lupo per la partita. Grazie mille a voi, è stato un piacere. Salutiamo Carpita, che lo rivedremo nella sua veste abituale appunto alle 18 nella partita contro il Romagna, mentre adesso l'intervallo musicale in attesa dell'inizio del terzo ed ultimo tempo, con appunto la Lazio che è avanti per 4-1 contro la Bastesca. Lo dicevamo, questa è la prima partita del giorno del gruppo A, sesta giornata. Un grande applauso alle nostre ragazze, alle nostre scelte. Alle 16.45 il match tra il Brescia e il Livorno, alle 18 via Germania, e alle 19.15 Pisa-Bastese. Chiedo scusa, Pisa non è in Nettuno a chiudere questa tappa. Rientra tra i pali Stefanini, Altobelli, Ruimota, Savarese, Pasquale nel quintetto della Lazio, Luongo, Di Foglio, Del Bonifro e Marinelli, con Cianci tra i pali per la Vastese. Ovviamente Vastese che non ha più possibilità di scelta in quanto a portieri, considerato che Turdò è stato espulso per la parata con le mani fuori dall'area. Per gli arbitri è stata chiara occasione da rete, e dunque intervento punito direttamente con il cartellino rosso. 12 minuti nei quali la Lazio proverà a gestire o magari a rendere ancora più ampio il vantaggio. Vastese che invece deve recuperare 3 gol, impresa complicata sì, impossibile no. Si riparte, Pasquali va dalla parte opposta verso Altobelli, poi Pasquali in testa, comodo per Stefanini, Ruimota. Altobelli, controllo impreciso, però subisce fallo il 15 della Lazio e dunque punizione per la Lazio. A San Salvo di Chieti, San Salvo in provincia di Chieti, dal 28 al 30 di luglio, la terza ed ultima tappa del girone del centro nord.
dal 21 al 23, quindi il prossimo weekend, quella del girone centro-sud, del girone B, a Lido, Catanzaro Lido, e poi appuntamento a San Benedetto del Tronto, il 3 c'è la Supercoppa San Benedettese Viareggio, dal 4 al 6 la fase finale, la bordata di Altobelli, violenta ma non precisa a sufficienza, e allora Di Foglio arriva prima di Pasquali, però diventa un passaggio per Stefanini. Pasquali, palla profonda adesso per Savarese, Pasquali si coordina, rovescia ma non trova la porta. Tanto ringraziamo Enrico Foglietti, ufficio stampa Lega Nazionale Dilettanti, e anche Cristiano Muti. Savarese, rovescia Altobelli, Pasquali, Di Foglio, ancora la pressione portata da Pasquale e da Savarese. Rui Mota, costretto a mettere fuori il pallone perché Altobelli è rimasto a terra. Interviene anche lo staff sanitario della Lazio per soccorrere il giocatore appunto della Lazio. Altobelli è rimasto giù nel contrasto di poco fa con Luongo. 10 minuti 17 secondi al termine. Palla che viene restituita sportivamente alla Lazio, ora Rui Mota. Stefanini, rilancio con le mani a cercare Savarese, non riesce il controllo all'attaccante, poi Di Foglio. Allora si torna da Cianci, Marinelli in mezzo a tre, palla che passa, ma l'intervento di Stefanini in uscita su Di Foglio. Angolo di tiro molto stretto, non è di fatto riuscito Di Foglio a trovare il 4-2, poi il calcio d'angolo direttamente sul fondo, Rui Mota, arriva Pampero sul secondo palo, viene visto dal compagno, però poi il taglio di Del Bonifro, poi si ricomincia da Cianci. Pampero riceve, destro non è granché, sarebbe Savarese perché era tutto solo sulla verticale, voleva palla, invece Pampero ha scelto la conclusione anche abbastanza velleitaria, e allora Stefanini. Savarese, la sponda, Pampero, largo. Del Bonifro, Di Foglio. Il gioco a due è con Cianci, profondo a cercare Marinelli, il controllo, poi il palleggio prolungato, scarico sbagliato però verso Di Foglio. Allora Pasquali, ancora una volta Savarese era ben servito, o meglio era ben appostato, non lo ha servito però Pasquali. Savarese lavora il pallone. Ci sarà un calcio di rigore in favore della Lazio, con Savarese che può presentarsi dal dischetto. Il giallo anche per Marinelli, che appunto ha commesso l'infrazione all'interno dei 9 metri, lo rivediamo. Il
tocco con il braccio largo da parte di Marinelli sul tentativo di scarico da parte di Savarese, che ha la possibilità di portare la Lazio sul 5-1 e siglare un altro gol dopo la rovesciata del 4-1. Lazio che sta insomma amministrando con relativa tranquillità. Vastesi ha spinto un po' nel finale di secondo tempo, all'inizio del terzo. Stefanini bravo a salvare in un paio di occasioni ed evitare che potesse rientrare in gioco la Vastese. La rincorsa di Savarese contro Cianci, già fischiato l'arbitro. Savarese destro, la parata di Cianci che indovina l'angolo. Così non era piazzata non tanto potente, e allora Cianci compiuto un grande intervento, si resta sul 4-1, poi Rui Mota sradica il pallone dai piedi di Maccione e poi con calma per Stefanini. Avanza Stefanini, palla al piede, si porta sin quasi sulla linea centrale del campo, poi il tacco di Bernardo, palla però che oltrepassa la banda laterale, rimessa per la Vastese, tra poco in campo di nuovo anche Alla e Simonelli. Stefanini, Pampero, Rui Mota, Bernardo, Stefanini. C'è largo Rui Mota, si fa vedere Bernardo che poi va ad appoggiare proprio verso Rui Mota, la sponda di Alla, arriva a rimorchio Rui Mota, viene anticipato, poi Bernardo da questa parte, lotta Pampero, però arriva prima Vino che poi in scivolata appoggia per Cianci. Maccione, Murato, arriva ancora Bernardo, nell'abbrivio però Di Foglio non gli concede lo spazio. Ancora Bernardo insiste, prolungato il duello 3-2, poi Bernardo sbaglia, forse la cosa più semplice, rinviene ancora Bernardo, il palleggio profondo a cercare Simonelli, la sponda per Pampero che arriva a sinistra, cioè Vino su di lui, si propone anche Simonelli che fornisce un'opzione in più al compagno, poi Bernardo addormenta il gioco e arriva da Stefanini che avanza, controllo, destro, la sventola, la risposta di Cianci, poi Alla alimenta l'azione con il palleggio, Simonelli ha provato una conclusione che era quasi diventata un cambio lato, palla però troppo alta e fuori misura. 5:54 al termine dell'incontro, Lazio ancora avanti per 4-1 sulla Vastese che adesso imposta un'innovazione da dietro con Vino, sbaglia il controllo Vino, allora Bernardo, è tutto solo in avanti Pampero, Alla anticipato da Di Foglio, poi subentra Bernardo, Di Foglio! Gran gol, 4-2. Applausi per questo gol molto molto bello di Di Foglio per il 4-2. Allora, siccome Matteo Marucci è un difensore che gioca d'anticipo, lo coinvolgiamo intanto subito per un saluto. Matteo Marucci che poi commenterà la partita seguente, quella tra il Brescia ed il Livorno, e poi Marucci che sarà impegnato alle 19 in Pisa, non è in Nettuno. Matteo, benvenuto. Ciao, grazie Gabriele, buonasera a tutti. Sei arrivato intanto perché comunque il tuo Pisa gioca alle 19:15, c'è stata un po' una staffetta, Andrea Carpita ci ha lasciato, ha commentato i primi due tempi, poi tra poco comincia la preparazione per loro per il dialeggio alla partita delle 18 contro il Romagna, perché questa è la prima gara delle 4 del girone A.
Una Lazio che è avanti per 4-2 ed è una partita che comunque, al di là del suo andamento, almeno il risultato interessa da vicino anche al Pisa, perché comunque la Lazio è una delle squadre che è interessata nella lotta per i primi quattro posti, ovvero quelli che consentono di alimentare il sogno scudetto a San Benedetto del Tronto. Alla, prima seguiamo questa azione, poi ti coinvolgiamo, Simonelli commette fallo, quindi ci sarà un tiro libero per la Vastese. Non c'è da stupirsi, almeno quanto a valori tecnici, se la Lazio batte la Vastese, però è una Vastese che è un avversario davvero molto rognoso, e se ne sono accorte anche le squadre che l'hanno affrontata, il tuo Pisa ieri e il Viareggio venerdì, sempre sì, qui anche al Bustadio. Il Viareggio due giorni fa, alla fine del primo periodo, mi sembra sta perdendo 2-1. Esatto. Noi ieri alla fine del primo eravamo sempre sullo 0-0, quindi insomma sono una squadra molto organizzata, anche perché hanno un ottimo allenatore che viene dal futsal, se non sbaglio, e qui in Sabalino, sì. Quindi riesce sempre a dare un'impronta molto, molto ordinata alle sue squadre e i risultati si vedono. Di contro c'è una Lazio che... intanto prima seguiamo questo tiro libero, ok, senza esito, che ha vinto contro il Pisa venerdì e che ieri invece ha perso contro il Brescia, in due partite che comunque nel discorso che facevamo prima dei primi quattro posti sono stati determinanti, che potrebbero essere in attesa poi dei verdetti non solo di questa giornata ma anche poi delle tappe successive. Prima seguiamo lo scarico di Alla per Pampero, gran gol, hai visto come lo ha preparato bene il giovane Alla che fa da tramite. Poi Pampero, giocatore di grande qualità, il controllo orientato con il petto, già ad aprirsi la visuale, diagonale, chirurgico, palla dentro. Sì, è stato molto bravo Alla in questa azione, che ha scaricato su Pasquali, ha andato in sovrapposizione, ha messo Pampero praticamente davanti alla porta perché era solo, e è stato bravo il giocatore uguaiano a segnare. La rotazione della Vastese non è stata immediata, il portiere lì ci può far poco perché comunque proprio pallone mirato. No, la palla era nell'angolino, quindi è stato un gran gol da parte di Pampero, indubbiamente. Ti porto anche questa considerazione che facevo con Capita, mi dici anche se sei d'accordo. Una Lazio che ha una qualità individuale notevolissima, forse la Lazio talvolta si piace un po' troppo, però ha davvero, tanto prima seguiamo questa azione della Lazio nuovamente con Bernardo, diciamo una Lazio che ha una qualità tecnica individuale elevatissima, però talvolta tende a piacersi un po' troppo e magari perde un po' di vista il cinismo sotto porta. No, sicuramente ha dei giocatori che sono molto portati a fraseggiare, a giocare con la palla alta, in primis Bernardo, come anche in questa situazione, lo stesso Alla che è un giovane con un futuro secondo me molto promettente, Rui Mota che in questo momento non è nei 5 in campo, però insomma sono giocatori che tendono molto a giocare tra di loro, a tenere la palla sempre alta, a muoversi molto, a non dare punti di riferimento, e questo mette molto in difficoltà le altre squadre. Rispetto alle altre infatti non giocano molto col portiere, rispetto magari a come possiamo fare per esempio anche noi o come possono fare anche altre squadre che hanno portieri che sono più portati a giocare con i piedi, quindi loro preferiscono questo gioco di manovra con i quattro giocatori di movimento. Che a parte Savarese, che è il pivot classico, che però fa un grandissimo lavoro, fanno sempre un gran movimento, non danno mai un riferimento, cioè capita che nella stessa azione Bernardo lo vedi dietro e poi in tre secondi è già nel versante opposto, la capacità comunque sempre di saper leggere l'azione, lo ha fatto bene oggi Pampero che mi sembra molto ispirato, lo fanno in rotazione varie di Rui Mota, e anche il giovane Alla che ha segnato anche un gran gol in precedenza, prima l'assist per Pampero, ed è una delle realtà individuali più interessanti nel panorama nazionale. Sì, 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 ora non so di preciso quanti anni abbia. È un 96. È un 96, quindi insomma, io quando avevo per esempio 21 anni non sapevo nemmeno che esisteva questo sport, quindi sicuramente è parte molto avvantaggiato rispetto agli altri ragazzi italiani, perché penso che sia uno dei più giovani del circuito, forse anche pensa a Dario della San Benettese,
ci sono anche, ho visto qualche 97 di Sbaglini che abbiamo con noi nel Pisa, insomma sono ragazzi più giovani del circuito e penso che abbiano... Maccione della Vassese è un 99 addirittura. Addirittura un 99, esatto. Pasquale intanto largo, e comunque guarda Pasquale che ormai tanto ha giocato non tanto è... in questa partita e ha rischiato più volte di segnare. No vabbè, ma Roberto è stato uno dei più forti calciatori, giocatori di beach soccer a livello internazionale italiani, quindi... Arriva anche intanto il gol di Bernardo, il 6-2 mi sembra un po' il punto esclamativo su questa partita. Abbiamo tra poco anche dei problemi che cercheremo di risolvere, problemi tecnici con l'audio di Matteo Marucci, dicevamo... questo gol di Bernardo per il 6-2. A questo punto mancano 2 minuti e 20 al termine della terza ed ultima frazione. Sempre in tema di giovani, dicevamo, questo Maccione è addirittura un 99 per quanto riguarda la Vassese, e che nel secondo tempo è stato uno di quelli che più volte ha impegnato il portiere della Lazio. Curiosa la notazione che facevi sul fatto che i portieri della Lazio siano un po' fuori dall'impostazione, invece ci sono tante realtà in cui il portiere proprio è un riferimento anche quando c'è da far partire la manovra, sia per permettere al portiere stesso poi di andare a calciare. Certo, vabbè, il portiere può partecipare al gioco in due modi diversi, o facendo partire l'azione con le mani, come comunque fanno tutti i portieri di tutte le squadre, cercando soprattutto delle palle direttamente verso la fase offensiva, la parte offensiva, sia possono giocare anche con i piedi, disponendo appunto la squadra con due giocatori più larghi, due giocatori in fase più offensiva più stretti, come fanno di solito la maggior parte delle squadre che giocano con il 2-2, viene chiamato questo sistema, e il portiere che esce appunto al di fuori dell'area di rigore con i piedi, in modo da poter guadagnare, diciamo, un uomo in più nella fase di manovra nei confronti della squadra avversaria, che a quel punto è costretta a far uscire un giocatore di movimento sul portiere e di conseguenza si ritrovano in 4 contro 3 i giocatori di movimento. Il portiere, ovvio, serve che il portiere deve avere, per fare questo tipo di gioco deve avere appunto una certa dimestichezza con i piedi, non tutti i portieri sono in grado di farlo. Ci sono anche squadre che non lo fanno per scelta, nonostante abbiano appunto dei portieri che siano in grado di farlo, ovviamente. Rui Mota, Maradona, cioè lui in campo, Ruspantini, profondo a cercare Savarese, continua il lavoro sporco di Savarese, ragazzo molto alto, insomma il fisico ce l'ha ma non è neanche poi così imponente, però ha una grande cattiveria agonistica questo ragazzo, lo vedi sempre lottare su ogni pallone. No, io sì, Giovanni lo conosco, ho avuto la fortuna di condividere con lui qualche raduno in nazionale, sicuramente anche lui come età è uno dei giocatori che potranno appunto diventare dei punti di riferimento per la nazionale, perché mi sembra abbia 25 anni, sì, è del 92 Giovanni. Esatto. Finisce qui la partita con la Lazio che si impone per 6-2, tra poco avremo anche uno dei protagonisti che potrebbe essere anche proprio lo stesso Savarese, in attesa poi che cominci invece il...